Buongiorno, oggi parliamo della segnaletica orizzontale. Le strisce lungo l'asse possono essere, oltrepassate se discontinue, non possono essere sovrapassate se continue. Continue permettono il sorpasso senza superarle, purché non ci siano motivi che lo vietino. Permette l'occupazione temporanea nell'altro senso di marcia, se tratteggiata. In una gareggiata la striscia lungo l'asse può essere continua o discontinua, e discontinua può essere varicata per effettuare le manovre di sorpasso, può essere doppia con due strisce continue affiancate, se cosiddette strisce continue consente il sorpasso senza oltrepassare i segni e chiaramente separano i sensi di marcia. La doppia striscia longitudinale continua e un rafforzativo nel doppio senso di circolazione non può essere superata. Il sorpasso è effettuabile all'interno della corsia, non permette l'inversione di marcia, non può essere valicata, non si può circolare a cavallo di essa. Le strisce bianche discontinue possono essere superate se si rispettano le altre norme della circolazione, delineano le corsie, separano i sensi di marcia e due corsie a doppio senso, permettono l'occupazione momentanea della corsia opposta, consentono inversione di marcia però in condizioni di sicurezza. Le strisce di margine, quindi ai lati, entrano discontinue quando c'è una diramazione, tipo i passi carrapi, separano la gareggiata alla corsia d'emergenza, dalla banchina, possono trovarsi nei luoghi, nei tratti in cui vige il divieto di sosta. Allora, questa è stata abolita. La striscia continua, della corsia di emergenza, può essere variegata solo in condizioni di emergenza, segnale a bordo della gareggiata, e il limite viabile della gareggiata stessa è riservata per la corsia di emergenza, per essere fisico, conducente, passeggero, mezzo in avaria, per un totale di 3 ore, poi triangolo, giubbotto, lo vediamo nel capitolo 17. Le strisce laterali discontinue, per una zona della gareggiata di sosta, tipo la piattola di sosta, passo carrabine, dove ci sono le diremazioni, delimitano le corsie di accelerazione e decelerazione e separano il bordo principale della strada in diremazioni secondarie. Questa è sicuramente a doppio senso perché è un limite invalicabile, quindi due semigareggiate, due corsie, non può essere valicata, delimita i sensi di marcia, è particolarmente apposta nei dossi, può trovarsi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e ciclabili, consente il sorpasso senza superarla. La discontinua, due corsie, può essere oltrepassata, delimita i sensi di marcia, ha senso unico del limite delle corsie, quindi la corsia di destra è normale e sinistra è quella di sorpasso. Doppio senso si può effettuare valicando la striscia tutto il veicolo, si può fare in inversione di marcia, vengono separati i sensi di marcia, non si può circolare a cavallo della striscia e nel predisposto a svoltare a sinistra bisogna mantenersi nella semicareggiata di destra. Queste cose sono state anche dette nel capitolo 13, ma non la tenere. Quindi si può, stiamo parlando a senso unico, si può sorpassare valicando la striscia, si può sorpassare in curva nei dossi, è divisa in corsie, e quella di sinistra è detta di sorpasso. 5, 6, 6. Allora, zoomiamo un attimo. Bisogna, siccome noi abbiamo la prima linea alla nostra sinistra è tratteggiata, viene messa subito dopo la curva, dopo il pericolo, dopo l'incrocio. Passaggio a livello, dopo la curva. Siccome la linea che troviamo alla nostra sinistra è continua e per noi è un muro, ok, quindi questa linea dobbiamo avere soltanto questa, quindi può trovarsi prima della curva, prima del dosso, prima di un incrocio, prima di un pericolo, e chiaramente non può essere oltrepassata. Sommiamo e quindi vediamo che C deve andare a destra, B deve andare a destra, A deve andare dritto. Questa si chiama isola di traffico a raso. In quest'altro caso abbiamo le linee di guida, quindi C può andare dritto, così come dice, dando precedenza a B. Veicolo B può voltare a sinistra dando precedenza A e il veicolo A può svoltare a sinistra dando però la precedenza alla C, in quanto le linee sono tratteggiate.
Andiamo a vedere le strisce di guida nelle intersezioni, sono queste di qua piccoline, servono, quindi sono poste ove, volta a sinistra si segue lasciando a destra il centro di incrocio, quindi io seguo, vado verso sinistra ed entro perfettamente nella altra direzione. Le zebrature che abbiamo visto poc'anzi sono zona esclusa al transito della sosta ai veicoli. Consentono la ritrazione ostiche bianche oblique e sono tratti di strada sulle quali non si può transitare. L'ostice trasversale è il punto in cui i conducenti devono fermarsi per l'effettuazione della segnalazione di arresto, con rosso, quando il vigile ce lo segnala e quando c'è il cartello stop. Quindi si dice dove c'è il dare precedenza, no, perché deve esserci lo stop. Questo è il triangolo, questo è l'ottagono. Poi dice bisogna dare precedenza a destra e a sinistra. No, daremo precedenza a destra e a sinistra col semaforo rosso. Eccolo qua la striscia trasversale con il segnino. Bisogna fermarsi quando c'è una segnalazione di arresto. Semaforo rosso, stop. E quindi chiaramente ci vuole la massima prudenza. Se vi dovesse dire qui è abbinato al dare precedenza, no, perché abbiamo il cartello stop. Per cui integra la striscia trasversale, fermarsi e dare precedenza, nello stop, non obbliga, ricorda, fermarsi quando la luce è verde. Questo è l'attraversamento pedonale in cui la fermata e la sosta sono vietati. Poi se un veicolo si è fermato a dare precedenza al pedone, il sorpasso è vietato, quindi si trova dove ci sono gli attraversamenti pedonali, può essere integrata con l'apposito cartello verticale e alla destra può essere preceduta dalle strisce gialle e DAC. Anche l'ambiente urbano è uguale come segnalazione. Andiamo a vedere questo. Torniamo un istante e quindi abbiamo che la corsia A permette solo di svoltare a sinistra, la corsia B permette di svoltare o a sinistra o a destra, corsia solo a C soltanto a destra. Ed è a senso unico la strada. In questo caso abbiamo la corsia A solo sinistra, corsia B dritto sinistra, corsia C dritto destra. Ed è a doppio senso perché la linea trasversale finisce qui, quindi chi proviene da qua può tranquillamente girare. In questo caso questa macchina ha ancora la facoltà a poter cambiare direzione. Ricorderei che la corsia di sinistra permette di andare dritto e a sinistra, la corsia di mezzo solo dritto, la corsia di destra dritto destra, quindi la corsia di mezzo consente di mezzo solo dritto. Questo è PL, lo troverete in tutti i tipi di passaggio a livello, quindi con barriere, senza barriere, barriere, tutti i tipi di passaggio a livello. Chiaramente è vietato spostarsi sul lato sinistro. Le frecce direzionali che abbiamo già visto sono disegnate prima, sono tracciate prima di un incrocio, invitano i conducenti a disporsi nella rivolta verso dove devono andare, dritto a destra per andare dritto a destra, possono essere integrate con località raggiungibili, segnalano le direzioni permesse. Tante sono di colore verde, la rosata, ma non è possibile che sono sempre bianche. Questa è l'area in cui arriva l'autobus, effettua la fermata, salgono e scendono i passeggeri e si riparte. Noi con la nostra auto possiamo transitare quest'area qualora questa sia libera, possiamo transitarci sopra. Possiamo fare la fermata, ma non è possibile realizzare la sosta. Quindi è realizzata la fermata sia degli autobus sia degli autosnodati. Nella parte zig-zag, quindi questo e questo serve per l'accostamento e per poter ripartire, può mancare e quindi avremo la palina, quindi la sosta sarà vietata 15 metri prima a 15 metri dopo dal cartello. Vieta la sosta. Quindi consente all'autobus, già detto poc'anzi. Quando il marciapiede è dipinto giallo nero, indica il divieto di sosta. Sono dipinti nella parte verticale del marciapiede, in tratti di strada in cui è vietata la sosta. Vietata la sosta, è vietato il parcheggio, che non possiamo lasciare l'auto in sosta,
l'estensione del divieto di sosta e quindi che non si può sostare su quel tratto di là. Iscrizioni regolamentari che possiamo trovare sulla pavimentazione sono bus di colore giallo per la fermata degli autobus, taxi di colore giallo, no, bianco, giallo per le corsie riservate, stop per integrare il cartello verticale, PL con croci di Sant'Andrea con barriere, semi barriere, senza barriere, quelle per guidare o regolare il traffico e quelle per completare le indicazioni delle frecce. Questo caso già visto nell'argomento numero 3 che ricordo, quindi abbiamo doppia linea continua a doppio senso, due corsie per senso di marcia, e quindi si possono effettuare manovre di sorpasso in curva e nei dossi, l'inversione di marcia è vietata, e quindi ricorderei che 1 e 2, quindi le corsie interne, le corsie centrali, ovvero le corsie di sinistra, sono dette di sorpasso, le centrali sono riservate all'effettuazione del sorpasso. Qui abbiamo tre carreggiate che ho detto va dalla linea di margine allo spartitraffico, dallo spartitraffico allo spartitraffico, dallo spartitraffico alla linea di margine. Le laterali, quindi questa e questa, sono a senso unico. La carreggiata centrale, quindi questa, è a doppio senso di circolazione. Quindi 8 corsie in totale, 8 corsie e 3 carreggiate. È permesso il sorpasso anche in curva.